siamo con l'assessore Pietro Rambuschi al turismo, che dopo questo grande successo e queste grandi novità si è visto un grande aumento di turismo a Portogruaro. Ci spieghi, prego. Sì, beh, oddio, in effetti da quel che si evince in quel di Portogruaro c'è indubbiamente un numero di turisti superiore agli anni precedenti. Tutto questo presumo sia dovuto al fatto che abbiamo investito proprio sul turismo e sulla cultura a Portogruaro. Questo grazie alla sensibilità del sindaco Favaro Florio, che ha ritenuto che questa fosse una via percorribile. Oggi i risultati ci sono, anche per quanto riguarda la mia delega del turismo, grazie alla barca che appunto porta i turisti da Caorle fino a quel di Portogruaro. Vediamo che ogni giovedì, quando approda, appunto scendono diverse persone, quindi è già un buon incremento. E mentre per quanto riguarda Bibione, abbiamo l'autobus brandizzato, il quale appunto tutti i giorni porta dei turisti sempre in quel di Portogruaro. Quindi io dico, tutte queste cose messe assieme, e soprattutto direi la parte della cultura che ce l'ha il sindaco Favaro Florio, che appunto ha avuto diversi eventi in quel di Portogruaro. Ecco, io dico che tutto l'insieme, il gioco di squadra che stiamo facendo, fa sì che il risultato ci sia. Quindi ad oggi siamo particolarmente felici del risultato, e spero che appunto andando avanti sia sempre un incremento maggiore. Grazie mille.